antisportivo, Acerbi antisportivo, ha mostrato ai poveri tifosi romanisti il dito medio scandaloso. Sapete cosa è scandaloso? Questa narrazione tipica italiana dove l'aggressore diventa sempre la vittima e la vittima diventa sempre l'aggressore, una cosa tipica italiana che io sinceramente non supporto. Sapete che io amo alla follia l'Italia a livello culturale, sono follemente innamorato di questo paese, ma ci sono delle cose che non mi piacciono e questo purtroppo è un concetto italiano che io purtroppo addirittura vi racconterò anche un aneddoto molto triste della mia vita reale in questo video, un concetto che io ho riscontrato spesso anche nella vita reale quotidiana, roba inaccettabile. Inoltre in questo video parleremo anche di Marcus Thuram che mette il dito nella ferita di Romelu Lukaku, piccola frecciatina, nulla di grave, ci sto un po' di sfotò, piccola provocazione, vi farò vedere l'immagine e onore a Daniele De Rossi che non mi è soltanto piaciuto tantissimo per come abbia preparato la partita, un allenatore veramente di talento, mi è piaciuto soprattutto anche per la grandezza, per lo stile mostrato nel post partita. Perciò grande Daniele De Rossi, questi alcuni dei temi che tratteremo oggi in questo video, possiamo definirlo day after, come facciamo sempre dopo che ha giocato la nostra amata Inter, ieri grandissima vittoria contro la Roma, oggi affrontiamo tutti i temi del day after. Innanzitutto però, se vi va carissimi amici, iscrivetevi al canale YouTube e un click vi costa assolutamente nulla, dall'altro lato mi potete davvero regalare una grande grande gioia, anzi potete fare qualcosa che questo progetto possa andare avanti, perciò ringrazio di cuore tutti coloro che mi supportano, soprattutto anche in questo periodo molto difficile della mia vita. Ultimamente sto vedendo tantissimo affetto, tantissima interazione sotto i video e questo onestamente mi aiuta molto in questo momento e volevo ringraziarvi davvero di cuore per questo grandissimo sostegno. Iniziamo con la causa Acerbi, grandissimo protagonista ieri, ha segnato l'1-0, in generale mi è piaciuto tanto perché i primi minuti la Roma è stata fortissima, ci ha schiacciato, non abbiamo capito nulla, lo ha messo anche Bastoni nel post partita, è stata un Inter che non capiva più nulla, una grande grande Roma nei primi minuti e secondo me Acerbi è stato uno dei pochi a mantenere la calma, a spazzare via la palla, ad essere stabile in un momento difficile e poi ha segnato pure l'1-0, purtroppo è uscito poi al minuto 63 perché secondo me ha fatto un'ottima partita, purtroppo al minuto 63 è uscito, durimento del polpaccio, stesso problema che ha già avuto in agosto, speriamo che non sia una cosa che possa diventare cronica, queste ricadute soprattutto a una certa età fanno sempre un po' preoccupare, auguriamo tutto il meglio al nostro Acerbi perché a livello calcistico ne abbiamo bisogno, è veramente un pezzo fondamentale di questa Inter. Ieri i tifosi romanisti, probabilmente per il passato laziale, l'hanno preso molto di mira e siccome ci può anche stare un po' di sfotò, ci può stare una contestazione come l'abbiamo fatta per esempio noi contro Romelu Lukaku che l'abbiamo fischiato, però non siamo mai caduto nelle trappole, non abbiamo mai fatto cose di razzismo, cose del genere, perciò è stata una protesta assolutamente civile. E io ripeto, posso capire anche la rivalità dei romanisti con i laziali, ma quando tante persone, io l'ho sentito, migliaia di persone cantano devi morire ad una persona che ha avuto un tumore qualche anno fa e ha fatto mesi di chemioterapia, secondo me è inaccettabile, non c'entra più nulla lo sfottò, non c'entra più nulla prendersi in giro, è una roba imbarazzante, ve lo dico sinceramente, davvero imbarazzante. Mio nonno ha fatto tanta chemioterapia nei scorsi mesi e perciò io reagisco quasi un po' allergico a queste cose. Lo reputo davvero inaccettabile, ma la cosa secondo me è quasi ancora più scandalosa. E vedere oggi, aprendo un po' i social, i giornali, le polemiche sul dito medio da parte di Acerbi che ha reagito. Che ha semplicemente reagito, cioè loro cantano devi morire, una persona che ha avuto un tumore qualche anno fa e lui reagisce con un dito medio, certo uno può dire va bene un professionista deve sempre rimanere calmo, ma alla fine siamo tutti esseri umani
Perciò lo reputo triste, davvero triste, che uno si scandalizzi molto di più per la vittima che reagisce e non all'aggressore che agisce in primis. Questo è un concetto che io non capisco, che io però noto spesso, molto molto spesso in Italia. Posso raccontarvi un piccolo aneddoto privato? Sapete che ogni tanto mi piace anche parlare un po' di oltre, che purtroppo conferma un po' questa mia idea che mi sono fatta dell'Italia, che spesso c'è un po' questo giochino strano, che l'aggressore diventa la vittima, la vittima diventa l'aggressore. Allora, sapete che sono un quarto italiano, mio nonno è stato italiano, è stato come un papà per me, e la sua mamma, bisnonna, nonna Mina per me, aveva una casetta centro-sud Italia, o diciamo centro Italia, vicino a Roma. Per un tedesco è già sud estremo, però per un italiano è centro Italia. E aveva una piccola casetta al mare, una bella zona, era una zona dove, diciamo, in inverno era tutto vuoto e la gente arrivava solo in estate per farsi le vacanze. Era una bella zona. A un certo punto abbiamo notato che casa dopo casa è stata occupata, cioè ladri che ti entrano in casa in inverno, ti distruggono tutto, cioè non avete idea le cose che hanno trovato nelle case dei vicini, le feci, tutto distrutto, una roba veramente imbarazzante. E addirittura alcuni casi dove questi ladri non escono neanche dalla casa. Uno dice, vabbè, normalmente tu prendi la polizia, il ladro è rimasto in casa, lo prendono, lo mettono in galera. Invece in Italia no, invece in Italia no. In Italia addirittura chi occupa una casa ha dei diritti che praticamente, almeno questi erano i casi che noi abbiamo visto da alcuni vicini che ci dicevano, hanno preso la polizia, i carabinieri e sono di nuovo andati via, non hanno fatto nulla, hanno lasciato i ladri dentro la casa, potevano occupare la casa e dicevano, beh, alla fine dovete fare un processo civile, che sappiamo che in Italia può durare oltre 10 anni. Tra l'altro io mi chiedo, come fai un processo contro una persona che magari non ha neanche un documento, un'identità, o non ha nulla? Come vuoi fare il processo? Cosa frega quella persona il processo? E poi i costi di opportunità, la casa ti è bloccata, non la puoi affittare, ti rompono tutto, ti distruggono tutto, devi sostenere le spese degli avvocati, eccetera. Una roba incredibile, dove palesemente, diciamo, la vittima diventa quasi l'aggressore, perché la vittima è quella che non può fare nulla, anzi, se entra nella sua casa, e porta fuori quelle persone che la occupano, rischia addirittura quella persona lì. Me l'hanno dimostrato, l'ho visto, e lì ho detto subito, vendiamo la casa, io ho una casa in questa zona di vacanza, non la voglio neanche avere. E potete immaginare quanti investitori, magari che arrivano anche dall'estero, abbiano paura, se sentono di queste cose, di investire in Italia. Sono robe veramente imbarazzanti. E ho parlato anche con qualche avvocato, mi ha detto sì, se addirittura nelle case occupate c'è un minorenne, possono rimanere legalmente. E perciò è pazzesca, è una cosa pazzesca in Italia. E anche ieri, lo so, è una tematica totalmente diversa, però io vedo un Acerbi che ha avuto un tumore, che viene insultato in questa maniera becera, veramente becera. E oggi sui social, dappertutto, anche su alcuni giornali, si scandalizza per il dito medio. Cioè, anche qui, amici, la vittima è diventata l'aggressore. Roba tipica italiana. Triste, veramente, veramente triste. Parliamo adesso di una cosa molto più leggera, per alzare un po' l'umore. L'Inter ieri sera su Instagram ha postato una foto dove ha fatto proprio vedere l'errore di Romelu Lukaku sotto porta, dove Sommer gli ruba la palla, e Marcus Thuram ha commentato scrivendo: sai bene quello che stai facendo, admin, con frecciatine, scusate, con qualche emoji sorridente. Secondo me ci può stare, una piccola frecciatina ogni tanto ci può stare. Alla fine anche i calciatori, anche se per noi sembrano le persone che vivono in un mondo parallelo, alla fine anche loro la pasta la cuocono con l'acqua, almeno me lo auguro, non spero che non lo facciano con la panna, con il latte, con altre cose. Alla fine anche loro sono degli esseri umani, e perciò come se noi subiamo un tradimento in famiglia
oppure anche da un amico. Queste cose girano, si parla e sicuramente parlano anche i calciatori, e perciò alla fine è karma, sono sicuro, se un altro calciatore avesse commesso questo errore sotto porta di Jan Sommer, il post non sarebbe andato virale, perché ho un po' paragonato i like di questa foto molto molto di più rispetto a altre foto. Sicuramente anche uno come Thuram, oppure anche magari altri giocatori dell'Inter che stanno godendo in silenzio, non avrebbero goduto così. Alla fine è karma, ti torna tutto, e perciò Lukaku sta ricevendo la sua punizione civile, senza insulti, senza cadere nel becero, però noi abbiamo fatto la nostra contestazione allo stadio, che secondo me ci poteva stare di fischiarlo, e adesso anche a livello sportivo non poteva essere punito di più. A livello sportivo, prima partita sparito totalmente, non ha toccato una palla, praticamente non ha toccato una palla, e seconda partita fornisce assist per Acerbi e commette l'errore decisivo sotto la porta, che poteva significare il 3-3 per una Roma di De Rossi che aveva giocato davvero molto molto bene. Perciò secondo me questa vicenda è praticamente chiusa, la nostra vendetta civile secondo me l'abbiamo davvero avuta. Continuano invece le polemiche anche su Thuram, riguardante questo presunto fuorigioco. Ho letto anche alcune cose su dei giornali italiani importanti che io veramente non vorrei neanche più commentare, perché sono... lasciamo stare. Io mi sono invece riletto il regolamento ed è molto molto chiaro. Questo fuorigioco di Thuram, che c'era a livello matematico, era nettamente in fuorigioco, non è punibile. Non è assolutamente punibile, perché lui non gioca la palla, non tocca neanche la palla, non copre la vista del portiere, la sua presenza non ha un impatto, questo è importante, sulla capacità del portiere di poter reagire, perché Thuram è posizionato a destra, la palla non è deviata, il tiro va subito nell'angolo sinistro del portiere, perciò Rui Patricio, se avesse voluto, avrebbe potuto provarci di buttarsi. Non interferisce, cioè Thuram non dà nessun fastidio, e perciò non è fuori gioco. Io se non dico solo io, l'ha detto addirittura Daniele De Rossi nel post partita, gol Acerbi, punto interrogativo, Thuram ininfluente, non è fuori gioco. Perciò mi è piaciuto il mister De Rossi per come ha preparato la partita, impressionante. Trasmette un nuovo DNA di gioco ad una squadra in così poco tempo, perché la squadra con Mourinho giocava un anticalcio totalmente diverso, un anticalcio secondo me ridottivo, che una volta poteva funzionare, ma ormai il calcio si è anche evoluto e non va più bene nel tempo attuale. Perciò De Rossi in così poco tempo ovviamente già è riuscito ad avere un grosso impatto, e mi piace questa mentalità di non piangersi addosso, di non trovare scuse. Come ha affrontato anche questo post partita, l'ha fatto davvero da grande grande gladiatore, perciò grande De Rossi. Già avevo grande stima per lui, una bandiera, però questa stima onestamente sta ancora aumentando. Perciò vi dico sinceramente, sì, forse lo ammetto, anch'io stavo un po' rosicando Lukaku che è andato alla Roma, perciò spesso tifavo un po' contro la Roma. Adesso però devo dirvi sinceramente, con l'arrivo di De Rossi, una persona così importante del calcio italiano, un romantico, una persona leale, quasi quasi, non voglio dire che adesso farò il tifo per la Roma, però se potesse ancora entrare in Champions League non è che mi dispiacerebbe così tanto. Poi tra l'altro Lukaku ha anche detto che rimanga alla Roma la prossima stagione, perciò per la piazza Roma non mi dispiacerebbe neanche, anzi per De Rossi mi farebbe anche piacere. Bellissime anche le parole di Bastoni nel post partita, che ha detto: primo tempo inguardabile, senza peli sulla lingua, ci hanno mangiato, e poi ci ha chiamato il mister nello spogliatoio in viva voce e ha raccontato, come è stato anche confermato poi dopo di altre persone, che Simone Inzaghi ha avuto sicuramente un buon impatto le sue parole anche da parte del telefono, ricordiamoci che è stato squalificato, hanno avuto un buon impatto sulla squadra, perciò
È passato anche questa narrazione triste su Inzaghi, io non l'avevo mai condiviso, tanti lo definivano limone Inzaghi, un allenatore senza autorità, un allenatore senza palle, non è assolutamente vero, e anche chi osserva un po' le partite, è un allenatore molto presente, sembra anche abbastanza duro, sembra molto di avere un carattere forte Simone Inzaghi, non mi risulta per nulla una persona, un limone come alcuni lo definivano, e queste sono anche conferme da parte dei calciatori che Simone Inzaghi ha assolutamente la squadra nelle sue mani, e poi a livello tattico, a livello di automatismi è fantastico quello che è riuscito a creare in questi anni. Per esempio ieri il grande Bayern Monaco ha perso meritatamente 3-0 contro il Bayer Leverkusen, non c'è stata neanche una vera palla gol, neanche un expected goal per il Bayern Monaco, se non mi sbaglio un 0,20 o qualcosa del genere, davvero poca roba, e Tuchel prima della partita cambia il modulo, fa dei tentativi, dei esperimenti stranissimi, e lì vedi che il Bayern è una squadra che forse a livello individuale ha addirittura più qualità rispetto all'Inter, cioè noi adesso un Harry Kane non ce l'abbiamo, sì abbiamo Lautaro, anche lui è di spessore internazionale, però Kane rimane sempre Kane, secondo me Musiala è un talento di livello mondiale, una difesa incredibile, cioè il Bayern è veramente veramente forte, però quest'anno non hai un'identità, non c'è un modulo fisso, non ci sono automatismi, e perciò l'ha detto anche Thomas Müller ieri nel post partita, che il Bayern non è libero nella testa, gioca e riflette lento nella testa, invece quando vedo l'Inter spesso solamente una cosa mentale, come abbiamo visto nel primo tempo a livello mentale non ci stavamo dentro la partita, l'ha detto anche Bastoni, ma quando poi stavamo mentalmente di nuovo bene nel secondo tempo, liberi nella testa, funziona quasi tutto in automatico, perché gli automatismi ci sono, questa è una cosa bellissima della nostra Inter, creata da Inzaghi in tutti questi anni con duro, duro lavoro, perciò complimenti al mister, anche la partita di ieri, anche la vittoria di ieri è un grande merito suo. Un abbraccio a tutti amici, fatemi sapere un po' la vostra opinione riguardante tutte le tematiche che adesso abbiamo trattato, spero che abbiate apprezzato questo video del day after, video che mi fa sempre piacere farlo, e se vi dovesse piacere continueremo a portare avanti questa serie. Un abbraccio a tutti, forza Inter, ci vediamo presto con altri contenuti.